Raga, oggi si lavora sulla Dirt. Come avrete visto dal titolo, cambiamo la forca. Infatti, big pacco. E andiamo ad aprirla. Da Ride Wheel solo una forca poteva arrivare, probabilmente. Sì, l'avete già capito? Sì, è una formula. Guardate qua, che bella cazzo. Niente, in realtà non so che dire di sta forca. Pare sia la più leggera, forse anche quella che funziona meglio. Ho pagato un cazzo. La prima cosa che volevo fare era pesarla. Quindi andiamo ad accendere la pesa. Ok, non so quanto dovrebbe pesare. So che la pipe dovrebbe stare sul chilo e 8. Però così non sta in piedi. Quindi devo trovare un escamotage. Potrebbe essere tranquillamente questo. Ah, porco gratta. Che è 1,4 kg di scatola. Facciamogli fare la tara e pesiamo la forca. Raga, 1,7 kg di forca è veramente più leggera della Pike. E devo ancora tagliare il tubo. Tanta tanta roba. Poi mi avevano messo dentro un sacchettino che ho perso. Eccolo qua. Vabbè, il fermaglio da mettere qua, insomma, in questo caso non ce l'ho. Quindi forse ci metto giusto la vite. Andiamo ad appesantire la forca con 2 grammi di pezzi. Vorrei perdere tempo a pellicolarla, però ora devo fare tutto di fretta perché poi devo uscire. E quindi per ora la lasciamo così. Svitiamo giusto il perno. Raga, quick release rispetto alla Manitou che ho su adesso, che bisogna sempre prendere le brugole. Tanta tanta roba. Dopo lo ingrasseremo pure. Iniziamo a smontare quella vecchia. Dopo averla cambiata, poi la porteremo anche a Monza a fare un giro di test e vedremo un po' come si comporta. Ruota andata. Ora passiamo a cambiare lo stem. Non so come cazzo si pronunci. Tac. Fuck, mi sono dimenticato su un altro particolare. Ok, facciamo che prendiamo la bilancia, la sbattiamo sul coso qua e si trasforma magicamente nel pezzo che ci serve. Oh cazzo, la bilancia doveva sparire. Vabbè, ci farà comunque comodo dopo perché questi qua non è un pezzo ma sono dei pezzi. Quelli che so adesso sono in realtà in alluminio, poi sono stati wrappati e sono veramente brutti. Quindi ora ci metto su quelli in carbonio vero, sia perché sono un po' più belli, sia per curiosità, così vediamo anche quanti grammi tiro giù. Dai, dovremmo aver fatto un Tetris che sta in piedi. La forca, non so che cazzo farmene. Ora, cosa dobbiamo fare? Controllare innanzitutto che i cuscinetti siano buoni, perché nel caso forse ne ho qualcuno da sostituire. Ok, vediamo innanzitutto il cono di sterzo che non è nella migliore delle situazioni. Questi qua dell'Acros fanno veramente cagare, porco. Però tuttavia dovrebbe essere ancora utilizzabile, dai. Già che ci siamo, puliamo per poi reingrassare, visto che da un po' che non lo faccio. Sulla Dirt, poveretta bici maltrattata, lo ammetto. Raga, mi dispiace, ma queste cose dell'Acros proprio non mi fanno giù. È che probabilmente le vendono ad un cazzo alle compagnie che fanno biciclette, infatti ce l'ho sia sulla Rose che sulle due Canyon. Veramente fanno cagare. Chi beve il cazzo è questa? Porca troia. Vabbè, cuscinetto. Codio, non si muove. Che mi sa che quelli che ho io non sono così. Questi qua forse hanno l'angolazione da 36. No, però che cazzo dico? Sono sempre per stare sterzo Acros, quindi dovrebbero andare bene, no? Serve un cacciavite. No, sto cuscinetto non vuole saperne di venire fuori. Anzi, sembra che si voglia dividere in due, quindi per ora lo lasciamo dentro e boh, un giorno magari mi deciderò a cambiarlo. Fuck, però ci serve il cono di compressione inferiore dalla vecchia forca. Questo qua come lo tiriamo fuori? Così c'è molta scelta. E poi lo dovremo anche rimpilare su quella nuova. Rottura di palle. Più cacciaviti, mi servono più cacciaviti più grossi. Oh, figa, sempre un casino togliere sti cosi, porca troia. Ma vieni fuori o no? Ma io, guarda, però... Oh, allora, sto coso qua lo frappiamo. Quindi puliamo. Porca troia che lerciume. Dai, ce lo facciamo andare bene. Cono di compressione. Prima ci dobbiamo mettere un po' di grasso, magari. Io. Si possono fare tutti sti casini per montare una forca? C'ho più la mano queste cose. Una volta il grasso l'avrei messo su a mano con il dito proprio. E c'era sto qui col pennellino. Ma raga, ma dove stiamo finendo? Qua dovrebbe andare così. In giro da qualche parte avevo un tubo perfetto per queste cose. Cazzo, no, dov'è finito? Era della misura perfetta, raga. Non lo ritroverò mai un tubo del genere. Oh, qua. Oh, no, non è lui. Dio. O forse è lui, ma la DH è un altro sterzo. Quindi non ho un tubo per questa forcella. Questo è un bel problema. Non lo so, non credo. Sei troppo grande? Decisamente sì. Raga, poca scelta. Lo si manda giù pian piano con il martello qua in silicone. Madonna, che casino che ho fatto su con tutto sto grasso. Allora, non so neanche come comportarmi. Proviamo a rimuovere il grasso in eccesso. Per sicurezza puliamo anche qua sotto. Oh, non c'era un granché da pulire. Raga, l'ho trascurata veramente tanto questa bici. Quindi ora riprendiamo la forca. Riprendiamo il pennello. Vediamo di dare un po' un'ingrassata qua sotto. Forse pian piano ci arriviamo, eh. Infiliamo la forca. Poi ci va il cono di compressione. Ci va questo. E la forca dovrebbe iniziare a star su da sola. Ora, facciamoci un paio di calcoli. Questi qua dovrebbero essere 2,5 cm. Questo qua è da 10, dice anche questo. Ok, questo qua è da 20, 15, ok, questo mi serve, poi scoprirete il perché. Ora possiamo fare la dirt con questi. Al momento ho sotto, quindi 2,5 cm. Visto che la voglio alzare un po', potrei prenderne uno da 2, uno da 1 e avrei sotto questo cono enorme. Quindi mettiamo gli spacer, mettiamo il manubrio e devo tagliare circa lì. Come faccio a segnarmelo? Non ho idea. Dite che questo qua scalfirà. Dai, un segnetto ce l'ha lasciato. Allora, tagliare dritta questa roba sarà un'impresa. C'era in giro quella specie di flessibile? Dove cazzo è finito? No, fra. Ah, l'ho perso. Ma è lì, porco. È già attaccato? Sì. Allora, forse.
che cazzo fai? Forse è meglio se chiedo una mano a mio fratello, così siamo in due, magari facciamo una roba più pulita. Perfetto, ora arriviamo a mio fratello, così in due magari riusciamo a tenerlo dritto. Intanto vi faccio vedere il ragnetto che ho preso cinesissimo della XLC su Amazon. No, niente, devo tagliare la forca. Questo coso qua taglia stortissimo, immagino. C'è un modo per farlo tagliare dritto? No. C'è un modo per tagliare dritto? In generale? No, non per andare tutto dritto. E vado ancora più storto con quella. Sapresti raddrizzarlo dopo col flessibile? No, è un casino. Il danno è fatto. Ma sai che non è neanche così esageratamente storta, dai. No, ho mandato tutta la polvere di metallo sugli steli. Ok, ora mi servono i due nuovi utensili. Quindi questo che andrà dentro così e questo. Oh oh, non va dentro. Sa che sto facendo un po' il lavoro del cazzo, eh. Invece sta venendo tutto sommato bene. Ok, così dovrebbe bastare. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse abbiamo la forca nuova, eh. Apri d'oro. Mi è entrato storto il ragno. Raga, figa, comunque solo la XLC sarebbe riuscita a fare un ragno che entra storto. Beh, diciamo che la situazione è migliorata. Dai, forse ce l'abbiamo fatta, almeno sono contento. Ho la forca nuova e vaffanculo. No, ma che cazzo? Gesù! Aiutami. Oh, il cazzo, lasciamo perdere Gesù che farebbe solo danni. Oh, vedi? Lasciamo perdere Gesù e tutto funziona. Ok, ora sulle tabelle cosa c'è scritto? Dai 60 ai 69 kg, dai 53 ai 59 PSI. Non doveva schicciare così. Però fa niente. Ok, e finalmente abbiamo le forche nuove. Formula sulla Rose. Non so se sono le forche o il grasso, ma sicuramente il manubrio gira più velocemente. Domani vado in park e le proviamo. Ci hanno messo i foderi da 27,5, quindi tiene la guida un sacco, ma un sacco più alta. Ok, gonfiata stecca, vediamo qua. Madonna, che strano curvare. Roba strana. Qua di Cristo, se non fossi che mi ha alzato così tanto la bici, non mi ci trovo più. È una bomba. Fanculo. Ormai tutto il giorno che uso sta bici con sta forca, inizio a trovarmici. Però tre sei ancora non l'ho imparato. Cioè, l'ho disimparato. Ho disimparato tutto in dirt. Donna, se lo tiro male, flip. E in curva, che avendo tutta la bici più alta, è stranissimo. Corre. Bartu sui, non so che non lo provo. Oh, fuck. Porco di cazzo, c'è da essere delle schegge. Porco di... Devo provare Tacto Sui. Sui è l'unico trick che ho quasi. Comando, quindi lo posso infilare dentro ovunque. Oh, 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 scandelatissimo. Oh, provo Tac sul salto grosso che non l'ho ancora mai fatto, credo. Che cagata di Tac. No, dai, proviamo un ultimo tre. Almeno chiudiamo con una cartella. Dio c***o. Do uno schiaffo, tiro giù 30 moscerini, figa. Consenta. No, no, no. Era un po' storto. Vabbè, raga, formula DJ approvata. Andate sul sito di Ridewheel, che costa un cazzo e va alla grande. Meglio della Pike, oserei dire. Bella, raga.